Ma come si può andare ancora dietro questo allenatore? Dico, come si può? Come si può? Come si può? Io devo ancora vedere, devo assistere a scene dove fuori dalla Condinassa c'è gente che aspetta questo allenatore per chiedere autografi. Ma autografi di che? Autografi di che? Ma voi siete completamente fuori di cervello. Guarda, quando mi riguardo, ripeto, ormai la passione per questa squadra è ormai, non è che è finita, è proprio è esaurita, sotto zero, terminata, sterminata, caput, non esiste più passione. O vince o perde, ormai praticamente l'indifferenza mi è più totale. Mi è più totale, ve lo dico con tutto il cuore, perché ripeto, fin quando ci sarà questo allenatore, non ci sarà più quello che c'era prima. Un allenatore che distrugge Vlahovic, fatto. Distrugge Milik, fatto. Distrugge Chiesa, quasi. Perché Chiesa non è che Chiesa è quello che dovrebbe essere, ma non per motivi suoi, ma perché ci fa fare ogni volta 100 metri di campo per prendere un pallone. Quindi praticamente anche Chiesa è nella fase della distruzione. Chiunque, per quanto riguarda la fase offensiva, non esiste, non esiste squadra, non esiste gioco, non esiste trama, non esiste nulla. Lui gioca sempre semplicemente per non prendere gol. E voi questo lo sapete. Però, ripeto, purtroppo ancora c'è gente che è ottusa, cocciuta, e che continua ancora magari a sperare e credere in questo allenatore. Lungi veramente, veramente dal fatto di ricominciare una nuova annata calcistica con questo allenatore, perché, ripeto, veramente sarebbe la fine totale, la fine veramente totale. È un obbrobrio. È Sarri e Dimojulla, ma proprio Sarri, Sarri Dimojulla. E Dionisi e Dimojulla, l'allenatore dello Sporting di Lisbona e Dimojulla, cioè tu sei il nulla cosmico a livello calcistico. Una Juventus veramente ridotta, veramente pezza da piedi. Siamo una squadra pezza da piedi, chiunque ci mette i piedi in faccia. E tutto questo è grazie a questo allenatore che, ripeto, preferisce i terreni dell'Ippica dove si corrono i cavalli che i terreni dell'allenamento, perché quello che si fa nell'allenamento lo si rivede in campo e in allenamento non si fa nulla. In allenamento non si allena, lui non fa il proprio mestiere. Allegri non fa il proprio mestiere perché non è capace. Lui è un allenatore che gioca semplicemente a distruggere il gioco avversario. Lui ha bisogno di gente come Bremer, ha bisogno di gente come Gatti, soltanto questi. Spazzare, spazzare la palla. Ha ragione Paolo Sosa, è inutile che lui fa lo sbruffone. Replicando, dicendo quello che ha detto sull'esternazione di Paolo. Paolo Sosa ha ragione. È una squadra che non gioca a calcio e poi riparte. Quando riparte? Cazzo avete preso a fare? Milik, Vlahovic? Spero che ora finalmente avete capito che la colpa non è di questi giocatori, ma la colpa è di questo purtroppo personaggio inguardabile, grottesco. È un personaggio grottesco, un raccomandato, che ha vinto quegli scudetti semplicemente perché non c'era nessun tipo di concorrenza, perché ha preso una squadra formata, amalgamata e fatta da un altro allenatore, un sopravvalutato nella maniera più assoluta. Ripeto, ma la cosa più triste è che, ripeto, ancora ci sono persone che vanno alla Condinas a cercare autografi. Vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. Avete distrutto la Juve e avete azzerato la passione. Vergogna.